Pace e bene a tutti. Ben trovati. Oddio, fatico un po' a vedere i volti, ma santa pazienza. Portiamo pazienza con queste mascherine che sono un atto di carità che ci è richiesto. Bene, entriamo in questo cammino che, come ci ha accennato Padre Bruno all'inizio, vuole aiutarci a vivere una vita nuova, a riscoprire cosa è capace di fare Dio nel cuore di chi lo accoglie. Non vi anticipo nulla di quelli che saranno i frutti, li vedremo giorno per giorno. Oggi partiamo proprio dal fatto che è possibile vivere una vita nuova. Infatti, che cosa festeggiamo? Cosa stiamo celebrando? La festa di Pentecoste, siete sicuri? Tutti quanti? Bravissimi. Celebriamo la festa di Pentecoste. Che festa è? Celebra il dono dei doni, potremmo dire. È la festa dell'effusione dello Spirito Santo, cioè lo Spirito di Dio che si rende stabilmente presente nel cuore dei credenti. Quindi un dono immenso, grandioso. Vedete, noi sappiamo che il centro della nostra fede è Gesù morto e risorto, ma la Pentecoste non è una sorta di titolo di coda, potremmo dire di postilla alla Pasqua, è il fine della Pasqua. Dio si è fatto uomo per renderci partecipi della sua vita, per venire ad abitare nei nostri cuori, per renderci uno con lui. Usiamo un'immagine. Pensate ad una vallata secca, arida. Chissà, forse è il cuore di qualcuno di noi in questo momento, spento, sofferente, inaridito, magari rallentato nel suo cammino. Forse il cuore di qualcuno che inizia questa tredicina dicendo: ma vediamo se cambia qualcosa nella mia vita. Ma se una vallata è secca, da sola può far poco, di cosa avrebbe bisogno per rivivere? Immaginate se a poca distanza vedeste delle colline e queste colline sono stranamente sbarrate da un muro enorme di cemento. Oltre questo muro un corso d'acqua pieno di vita, gonfio, meraviglioso. Cosa basterebbe? Basterebbe che non ci fosse quel muro perché quest'acqua inondi quella vallata e inizi a riportare vita. Questo è quello che ha fatto nostro Signore Gesù nel suo farsi uomo. È venuto ad abbattere quel muro che separava l'umanità da Dio a causa del peccato e a rendere possibile a quest'acqua viva, a questa presenza di Dio, di diffondersi nei cuori di coloro che credono in Lui. Allora, miei cari, se qualcuno vuole iniziare davvero a vivere una vita nuova, sappia che non deve partire dai suoi soli sforzi. Noi a volte pensiamo di aggiustare la nostra vita con dei ritocchi. Allora dici della serie, vabbè, va, voglio rinnovare un po' la vita, che faccio? Cambio i mobili a casa, pitturo, cambio look, cambio vestiti, vabbè, lo puoi pure fare. Ma il cuore non ti si cambia così. Ti puoi rinnovare un po' esteriormente, ma per cambiare profondamente, per uscire dalle tue contraddizioni, per uscire dalle tue prigionie, hai bisogno di una vita che da solo non puoi darti, ma ti viene offerta in dono. E uno potrebbe dire, bello, ma come si fa? Da dove si parte per riceverla? Si compra? Si prenota? Forse si merita? Come funziona? Molto più semplice. Si chiede e si accoglie. C'è un versetto famosissimo che noi usiamo per tutto. Vi ricordate quando Gesù dice bussate, continuate voi e vi sarà? Chiedete e vi sarà? Allora noi l'applichiamo a tutto, no? Però Gesù quando dice queste parole continua, bussate, vi sarà aperto, chiedete, eccetera, eccetera, e poi dice, se voi che siete cattivi date cose buone ai vostri figli, così il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Lo Spirito di Dio nel nostro cuore, lui è delicato, è umile, non entra se non lo inviti. Allora, da dove si parte? Si parte da una cosa seria, mettersi seriamente a pregare, non a dire formule col cervello sconnesso, fatto. No, a pregare, a chiedere, Signore, dammi il tuo Santo Spirito, perché io da solo parto qui e arrivo là. Pensate alla vostra vita, ma quanti propositi avete preso nella vostra vita? Da oggi sarò più buono, più gentile, più misericordioso. Quanto siete durati? Non me lo dite. Allora dici, Signore, dammi tuo Santo Spirito perché io da solo non ce la faccio. E attenti, Gesù rincara la dose e dice, pregate sempre, senza stancarvi. E uno potrebbe dire, fra umili, ma io devo lavorare, devo darmi da fare.
Ma qui Gesù non ci sta dicendo di stare in preghiera, nel senso quei tempi consacrati alla preghiera, ma dice di avere un cuore rivolto a Dio sempre, invocarlo durante le giornate, anche brevi giaculatori, e chiedere il suo spirito, che è luce, che è discernimento, che è amore, chiederlo, chiederlo. Qual è la prima beatitudine, vi ricordate? Ma alle 6 del mattino ci svegliamo un po'. Beati i poveri in spirito, perché, continuate voi, di essi è il regno. Traduciamo versione proprio plasmon. Beato chi mendica lo spirito, chi chiede lo spirito, perché lui viene a regnare Dio. Beato chi è povero di sé e si riconosce bisognoso, perché in lui Dio inizia davvero a dimorare. Allora la felicità, la vita nuova, da dove parte? Dall'accogliere qualcuno che te la offre, e non te la dai da solo. E lo Spirito Santo viene in noi a fare qualcosa di meraviglioso, viene a darci la forma di Cristo, viene a infondere in noi i sentimenti di Cristo, viene a farci altri cristi, cristiani, figli di Dio. Allora, primo punto, poi ne vedremo solo un altro, portiamoci queste due cose. Se già le facciamo nostre, abbiamo fatto un passo enorme. Uno, che viene a fare lo Spirito nella mia vita? Mi viene a dare una vita nuova, cioè mi dà la forma di Cristo. Bene, come si ottiene lo Spirito? Pregando, chiedendolo al Padre, attingendo ai sacramenti, diventando persone che davvero tirano la giacchetta a Dio. Uno potrebbe dire, bene, ok, qua ci siamo, abbastanza chiaro, però concretizziamo un po', ma insomma, sto spirito che inizia a fare nella vita mia? Proviamo a concretizzare un attimo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che lo Spirito ci dà un primo dono e un primo frutto. Il primo dono, nel quale ci sono tutti i doni, è l'amore. Il primo frutto è la remissione dei peccati. Allora, cerchiamo di capire queste due cose qua. Il primo dono è l'amore. Uno si potrebbe chiedere, abbiamo sentito l'episodio della Pentecoste. Luca, in modo proprio lapidario, dice tutti quanti furono pieni di Spirito Santo. Bene, uno potrebbe dire, ma che hanno vissuto? Noi diremmo oggi, che hanno sentito? Non lo sappiamo. Però una cosa di sicuro la possiamo dire. San Paolo in Romani 5,5 dice l'amore di Dio è stato effuso nei nostri cuori per mezzo del suo Santo Spirito. Sapete cosa vuol dire? Qual è il primo dono che Dio ci porta entrando nella nostra vita? Che inizi a sentirti e a scoprirti profondamente amato. Io tanti anni fa ormai, quando iniziai il mio cammino di conversione, avevo 20 anni, ho vissuto la mia prima esperienza di Gesù forte ad un incontro di adorazione eucaristica. Ero a terra, una sofferenza micidiale in tutti i sensi, ero smarrito completamente, accettai questo invito. Andai a questo incontro di preghiera, vergognandomi tantissimo perché arrivavo da un passato insomma un po' movimentato, e ho semplicemente aperto il mio cuore e detto, Signore, se ci sei, batti in colpo, aiutami, io da solo non ce la faccio più. E ho sperimentato quello che dice un maestro ebreo, un rabbino, che dando voce a Dio dice, dice il Signore, aprimi la porta del cuore quanto uno spillo e io entrerò con carri e cavalli. Lì ho vissuto il mio primo incontro forte con il Signore. La cosa più bella che lì ho iniziato a sperimentare era di sentirmi profondamente amato. E ho iniziato a piangere a dirotto e via dicendo, a guardare alla mia vita, a riconoscere il disastro che avevo combinato e a iniziare a chiedere perdono nel mio cuore. Allora, miei cari, da dove inizia l'esperienza di Dio? Da dove inizia la fede cristiana? Non in quello che tu devi fare per Dio, ma nello scoprire ciò che Dio vuol fare per te e già ha fatto per te. Perché prima che noi possiamo capire qualcosa di Lui, Lui ha già dato la sua vita per ognuno di noi. Allora, il primo dono grande che viene a portare è l'amore. Ma d'altronde, miei cari, quanto cambia la vita quando ci sentiamo amati? Ditemi un po', quando vi siete innamorati? Quando avete sentito l'amore di una persona cara o sperimentate oggi l'amore di qualcuno che vi vuol bene, come si sente il vostro cuore? Gioia, vita, cambi, quelle cose che ieri facevi quasi costretto, le inizi a fare spontaneamente. C'era un bambino che raccontavano una storia particolare, era una peste. Questo bambino incontenibile, purtroppo una famiglia distrutta. Le maestre all'unanimità decidono di allontanarlo per un po' perché in classe era ingestibile. Il bambino convocato, c'era solo la mamma, esce da questa classe triste con tutte le maestre schierate. Una maestra
Commossa, lo prese e lo abbracciò. Interminabili secondi, più di 2 minuti di abbraccio. Questo bambino, con gli occhi gonfi di lacrime, alla fine la guardò e disse: da oggi cambio. Sapete, dal giorno dopo questo bambino iniziò a cambiare. Sapete perché? Quando gli chiesero il perché avesse iniziato a comportarsi in modo diverso, questo bambino disse: perché mai nessuno aveva pianto per me. Se già l'amore umano è capace di ravvivare, riscaldare i nostri cuori, eppure ogni amore è fragile, limitato, quanto più l'amore di Dio è capace di fare se lo lasciamo entrare davvero nelle nostre vite. Vedete, miei cari, le rose in natura sbocciano per una legge naturale. Il cuore dell'uomo sboccia se incontra uno sguardo d'amore. Noi nella nostra vita abbiamo incontrato sguardi belli di persone che ci hanno voluto bene e vanno custoditi nel cuore, ma sono pallidi riflessi di un amore più grande che vuol prendere dimora nei nostri cuori. Allora il primo dono che Dio ci vuol fare è quello di sentirci profondamente amati. C'è chi lo vive in un momento forte di preghiera, altri nel corso del cammino lo sperimentano, ma è il punto di partenza, è ciò che cambia davvero la nostra vita. D'altronde, miei cari, quanti di noi, anche a casa, tante fesserie fatte sono state perché in fondo abbiamo cercato amore, ma lo abbiamo cercato nei modi, nei luoghi e nei tempi sbagliati. Il primo frutto che ne consegue, e concludo, dall'ingresso di Dio nella nostra vita è invece la remissione dei peccati. Dio è fuoco, è amore, è bellezza. Quando entra, sana, purifica, rinnova. Avete sentito, e concludo con questa immagine, Gesù nel Vangelo, la sera di Pasqua, risorge, cosa fa? Soffia sugli apostoli e cosa dice? A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Ci siete ancora? Ci siamo? Vai, ultimo sforzo. Coloro a cui non li perdonerete non saranno bravissimi. Cosa vuol dire sta roba qui? Da una parte ci dice che questo soffio di vita, ci ricorda la Genesi, ricordate, Dio crea l'uomo e soffia il suo spirito. Ora Gesù soffia quest'alito di vita, cioè il risorto ci dà vita nuova. Potremmo dire, non solo quando entra purifica, ma entra quando ci lasciamo perdonare dai nostri peccati. Quando ricevo il perdono di Dio, specialmente nel battesimo prima e nella confessione poi, cosa avviene nella mia anima? Entra l'alito, il soffio di vita di Dio che mi dà vita nuova. Il cardinale Comastri raccontava una storia di un carcerato che, dopo averlo sentito predicare e parlare della misericordia di Dio, aprendogli il suo cuore e raccontandogli di tutte le cose brutte che aveva fatto, compreso un omicidio, gli chiese: ma Gesù avrebbe perdonato uno come Giuda? Quest'uomo nel carcere era sempre solo, sempre arrabbiato. Il cardinale Comastri gli disse: guarda, il Vangelo non ci parla del pentimento di Giuda, ma sicuramente Gesù avrebbe voluto perdonare anche lui. Il suo perdono era offerto anche a lui. Quest'uomo, miei cari, si confessò e da quel giorno cambiò da così a così. Da che era rancoroso, arrabbiato, nervoso, a che era un uomo riconciliato e pieno di gioia, portava speranza agli altri. Miei cari, e concludo, Dio non è venuto a mettere pezze alla nostra vita, ma è venuto ad offrirci una vita nuova. Se davvero vogliamo iniziare a sperimentarla e a viverla, ripartiamo dal chiedergliela e approfittiamone in questi giorni per lasciarci riconciliare con Lui che è venuto a darci una vita nuova. Nuova.